Questo programma è offerto da L'Ottica di Enza Augello. Arriva anche nel centro storico della nostra città con esperienza trentennale. Effettua misurazione della vista, applicazione lenti a contatto, vendita di occhiali da vista e da sole. Brand ricercati e made in Italy. L'Ottica, Corso Nomistrano 50, telefono 0968 35 57 34. Pizzeria Origano, con un impasto di 72 ore di lievitazione, accompagnato da prodotti di qualità di provenienza locale. Pizza in teglia, rotonde e rosticceria anche da asporto. E inoltre potrete gustare ottimi antipasti. La Pizzeria Origano organizza anche le vostre feste, buffet, battesimi e tanto altro. Vi aspettiamo in Via Giacomo Leopardi numero 35 a Cardolo, Ferrolete Antico. Origano, tradizione e qualità. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi lunedì 30 marzo. Inizia così la nostra rassegna stampa. Oggi sarà, diciamo, una nostra rassegna stampa con tante telefonate. Sapete che siamo costretti a rimanere da soli. Io lavoro da solo in redazione, facciamo il cambio di turno con i miei collaboratori per quanto riguarda la nostra redazione. Allora, oggi avremo tante telefonate, ripeto, avremo il sindaco, avremo altre persone, avremo un'intervista col dottore Muraga che ho realizzato ieri domenica su questa brutta situazione che è successa, su questa fake news che è andata in giro, e avremo proprio dalla sua voce la sua testimonianza che ci racconta il tutto come è andato. Ma prima di andare avanti e collegarci con il sindaco, volevo ringraziare i nostri sponsor che ci aiutano ad andare avanti in questa emittente, che sono Tendaggi Cosentino in via Formita della Mezze Terme, salutiamo Dattilo Anna e Agostino e Enzo, che stanno realizzando poi le mascherine. Poi abbiamo Caffè Centrale in piazza Mazzini e di Materazzo Francesco, salutiamoli. Little Bar, il chioschetto in via Adige della Mezze Terme di Toccasa Antonio. Poi l'orologeria, l'arte del tempo, antica in via Marcone, alla Mezze Terme dei fratelli Muraga. Poi abbiamo Immobiliare Meraglia di Massimiliano Meraglia. E poi ci sono Cantine Pugliese di Giovanni, salutiamo Giovanna e a Michele. E per salutare infine, non perché è l'ultimo per l'amor di Dio, salutiamo Golden Caffè in via Savutano del nostro amico Gino. Grazie a tutti questi sponsor, quelli che abbiamo in tabellare, che diciamo ci aiutano ad andare avanti. Bene, a questo momento ci collegheremo con il sindaco. Pronto Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, com'è stato questo sabato e domenica in casa sicuramente, sindaco? Ma è stato in casa ed è stato un po' sbrigando un po' comunque degli adempimenti, perché abbiamo continuato anche sabato con tante ordinanze che bisognava emettere di quarantena obbligatoria, quindi sicuramente c'è stato anche qualcosa da fare. Abbiamo avuto altri conteggiati in questi due giorni? No, in questi due giorni abbiamo purtroppo registrato con grandissima tristezza un decesso, il primo decesso di Lamezia che è avvenuto ieri. Per il resto la situazione da oltre 72 ore diciamo è senza evoluzioni ad oggi, quindi abbiamo 8 attualmente positivi, di cui 7 in isolamento domiciliare e 1 in terapia intensiva. Non sono stati registrati quindi altri casi. E sarebbe veramente opportuno, fondamentale e determinante che si potesse continuare al massimo a rispettare tutte le prescrizioni, sperando che ciò che sta avvenendo negli ultimi giorni possa continuare. L'ha già detto prima, è la settimana decisiva, è una settimana fondamentale, quella che ad oggi vedrebbe al 3 aprile la cessazione di alcune limitazioni. Probabilmente queste saranno ulteriormente prorogate, ma se continuiamo ad osservarle con grande rigore probabilmente si può intravedere la luce in fondo al tunnel.
Sindaco, sappiamo del decreto che il Presidente del Governo, il Presidente del Consiglio ha fatto, i famosi 400 milioni che andranno al Comune. Come verranno distribuiti per quanto riguarda la Lamezia Terme e che somma dovrebbe arrivare la Lamezia Terme? Ma ieri sera poi è stata in tarda serata, è stata pubblicata l'ordinanza della Protezione Civile, è la 658 del 29 marzo 2020, e prevede anche la ripartizione delle somme per i comuni. Quindi la somma che è stata attribuita al comune di Lamezia Terme, tenendo conto da un lato di quella che è la popolazione, dall'altro di quelli che sono gli indici di povertà dei singoli comuni, la somma, ripeto, attribuita è pari a 619.486,36 euro. Quindi è bene chiarire che le somme delle quali si parla, perché probabilmente sabato sera si è fatto un po' di confusione sui numeri nel sentire la conferenza stampa, perché si è parlato da un lato dei 400 milioni di euro, che sicuramente sono delle misure urgenti di solidarietà alimentare e quindi sono destinate proprio a sopperire a queste urgenze ed emergenze che vi sono nella popolazione. Dall'altro lato si è parlato probabilmente impropriamente dei 3 miliardi e 400 milioni, lasciando pensare che potessero essere destinate comunque a queste emergenze. In realtà quei 3 miliardi e 400 milioni null'altro sono che le somme che dovevano essere versate ai comuni nel mese di maggio del 2020, e che, poiché i comuni chiaramente, così come le famiglie, sono vittime di questa crisi economica e non hanno più entrate, l'erogazione di quella somma che doveva avvenire a maggio del 2020 avverrà ad aprile 2020, quindi 30 giorni di anticipo per consentire lì il pagamento di stipendi ai dipendenti, per consentire il pagamento di quelli che sono i servizi essenziali che comunque i comuni stanno svolgendo. Si va dalla manutenzione stradale alla pubblica illuminazione, all'igiene urbana, all'idrico, a tutti i comuni, a tutti i... Ripetiamo che non c'entrano i famosi 400 milioni di euro che il governo... È un'altra cosa. Sono 400 milioni di euro, quindi al comune di Lamezia Terme spettano, lo dicevo prima, 619.486,36. È bene chiarire anche in questo, per evitare che vi siano delle aspettative che sarebbero legittime ma che nello stesso tempo non potrebbero essere soddisfatte, è bene chiarire che queste sono unicamente delle misure urgenti di solidarietà alimentare. Chiariamo quindi che è inutile che si chieda ai comuni l'erogazione di somme di denaro per quelle che possono essere le difficoltà a pagare le bollette o ad affrontare altre quotidiane esigenze della vita, perché questi soldi hanno una finalizzazione specifica di solidarietà alimentare e servono specificatamente per poter acquisire buoni spesa. Esatto, e non soldi contanti, diciamo. No, assolutamente no, acquisire, ma è il comune stesso che acquisisce i buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari, o acquisisce direttamente generi alimentari o prodotti di prima necessità. Pertanto non potranno mai essere erogate in favore delle persone, delle famiglie, delle somme di denaro che poi andranno loro a destinare a ciò che ritengono essere prioritario, ma sarà il comune stesso ad acquisire o i buoni spesa o i generi alimentari. Dice ancora l'ordinanza numero 658 che queste somme dovranno poi essere erogate sempre tramite buoni spesa o generi alimentari ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici del coronavirus e ai nuclei familiari in stato di bisogno per le necessità più urgenti ed essenziali. Sindaco, aggiunge infine che la priorità verrà data a chi comunque non è assegnatario di altro sostegno pubblico. Queste un po' sono le poche righe di questa ordinanza, quindi vi è un grandissimo lavoro che viene riversato sui comuni in attesa di possibili anche circolari esplicative. Sin da stamattina comunque i comuni si metteranno all'opera. Il criterio quale sarà adottato dal comune di Lamezia Terme materialmente, nel senso come funzionerà? Come verrà fatta la scelta dei più bisognosi, in base al reddito, in base a che cosa, Sindaco? Ma ripeto che l'ordinanza dà poche indicazioni, se non la scelta per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici del coronavirus, quindi proprio quei soggetti che a seguito
del coronavirus hanno perso i posti di lavoro o hanno perso quelle che erano le entrate, e quelle in stato di bisogno per necessità urgenti ed essenziali. Vi è questa specificazione, nell'ordinanza si dice attenzione, la priorità deve essere destinata a chi non è assegnatario di sostegno pubblico. Quindi sembrerebbe... Cioè, ci faccia capire sostegno pubblico, sindaco, in poche parole, per far capire alla gente, sostegno pubblico cosa vuol dire? Il sostegno pubblico dovrebbe intendersi di chi può essere beneficiario, faccio un esempio, di pensioni, di reddito di cittadinanza, di misure di carattere sociale che vengono già date dal pubblico, quindi si tende a preferire colui che è effettivamente privo di reddito. Per il resto si fa un riferimento anche alla possibile concertazione con le associazioni del terzo settore e probabilmente potrebbero esservi anche delle immediate circolari esplicative su altri criteri. Di sicuro da stamattina i servizi sociali si metteranno all'opera per cominciare ad elaborare, in attesa chiaramente sia dell'arrivo delle risorse, sia di una necessaria delibera di giunta di variazione del bilancio per comunque andare ad attrarre nelle entrate del bilancio questa somma, quindi in attesa di qualche giorno che comunque è necessario per l'arrivo delle somme e la possibilità di disporne, si lavorerà per cercare di avere questa platea di beneficiari. Importante, quindi ripeto, è il messaggio, è inutile venire ai servizi sociali a reclamare soldi, è inutile. Al di là che da casa non si possono muovere perché è un reato, non si può. Certamente non bisogna uscire da casa. Il timore nostro poteva essere che nell'essersi parlato tanto di queste somme poteva comunque in un momento di grande bisogno indurre tanti a poter anche personalmente recarsi presso i servizi sociali. Questo al momento è totalmente inutile, ogni comunicazione sarà pubblicizzata al massimo e quindi si farà in modo che comunque queste risorse di questi 619 mila euro possa essere veramente destinata a chi ha bisogno, possa veramente servire sotto il profilo alimentare a soddisfare le necessità più urgenti e più essenziali. Sindaco, noi conosciamo la burocrazia italiana, ma la gente deve mangiare da domani a dopodomani. Quando arriveranno i nostri soldi? La spesa si fa tutti i giorni, non penso, mi auguro che non arrivano fra 15-20 giorni. Ma io sono convinto che questi soldi arriveranno comunque in tempi relativamente brevi. Devo precisare che l'arrivo di questa somma non fa passare in secondo piano quello che era comunque il nostro piano di azione, che vedrà anche stamattina ulteriori incontri per la definizione degli aspetti organizzativi, e cioè quell'iniziativa che abbiamo già pubblicizzato della cosiddetta spesa in sospeso, e cioè la possibilità per il tramite del volontariato, per il tramite della generosità e della solidarietà dei lametini, di poter comunque noi, ripeto, tramite le associazioni, già in questi giorni fornire di genere alimentare le famiglie che dovessero averne assoluta necessità. Sindaco, le aspetto una settimana molto dura. Adesso, cambiando argomento, è stato molto chiaro sul fatto di questo decreto. È successo un fatto spiacevole tra sabato e domenica, è arrivata una fake news e qua, insomma, voglio che lei ha anche risposto con un comunicato stampa via Facebook, ha fatto un suo post sul fatto del contagio, della chiusura del reparto di oculistica e otorino dell'ospedale della Mesa Terme. Però è stato fatto anche il nome del dottore Muraga in questo posto, dove è veramente vergognoso. Io condanno sempre chi fa queste fake news perché è veramente una cosa, io dico, schifosa. In questo periodo di tremendo che stiamo passando, fare anche nomi su dei professionisti che sono in prima linea non è giusto e corretto. Gente che lavora dalla mattina alla sera, tipo il dottore Muraga e altri medici dell'ospedale di Lamezia Terme. Ma sì, condivido in pieno quello che hai detto, è a mio parere assolutamente vergognoso nel caso di specie, perché è stato anche citato quello che è un professionista dal notorio valore, dal grande coraggio che quotidianamente pone in essere nell'espletamento della propria professione. Non scordiamo che in questo momento il mondo sanitario è veramente in prima linea nel contrastare e nel combattere questa grande battaglia con il rischio per la propria vita, e purtroppo sono tante le persone in Italia che hanno proprio perso la vita per cercare di aiutare la comunità a contrastare la diffusione del virus ed il
rabbia tanta nel sentire anche specificatamente l'indicazione del nome, ma la rabbia è immensa nel verificare che vi sono persone che senza sapere nulla, senza avere condizione diretta delle cose, si permettono di trasmettere messaggi o audio dei quali vi è anche un doppiato allarme, perché si parla di tante persone che sono infette e che sono positive, si drammatizzano, si esasperano in determinate situazioni, gettando il panico, il terrore, non facendo discernere tra quelle che sono le notizie vere da quelle che sono delle invenzioni. Io ho ascoltato più volte quell'audio provando veramente una grande rabbia nei confronti di quella persona che parlava con tale sicumera, esatto, con tale sicurezza, e stava dicendo delle sciocchezze colossali. Quindi da quella persona di vergognarsi. Ma ci potrebbe essere è un reato a tutti gli effetti, è ma punibile per legge in questo momento, poi particolare il procurato allarme. Sì, ma oltretutto io ho letto anche che vi era stata da parte del professionista una doverosa segnalazione anche all'autorità giudiziaria. È giusto che si intervenga, è giusto che la si smetta di dare delle notizie sensazionalistiche, proprio quasi per il gusto che non si capisce qual è, di sentirsi protagonisti nel sapere le cose o nel riferire le cose. Bisogna attenersi a quelle che sono le comunicazioni ufficiali, bisogna in questo momento, ancora più che negli altri momenti, assumere delle posizioni di assoluta serietà, di assoluto riservo, di comunicare esattamente ciò che si sa e di non creare quindi false notizie che nella popolazione inevitabilmente determinano grande scontro. Noi ieri la manderemo in onda subito dopo la sua telefonata, abbiamo sentito il dottore Muraca che ha risposto alle mie domande, giustamente molto arrabbiato, ed fra poco avremo questa telefonata che è veramente molto dura da parte del dottore Muraca, e gli do ragione, caro sindaco. Perciò ci mancherebbe, io mi sono sentito con il dottore Muraca, dato la mia grande solidarietà, e chiaramente l'ho ribadito anche con un comunicato, lo ribadisco stamattina, qui addirittura si va quasi a criticare determinate persone, determinati professionisti che, ripeto, sono assolutamente in prima linea. Oggi noi abbiamo delle persone che più di altre sono in prima linea per contrastare la diffusione di questo virus, e mi riferisco appunto ai sanitari, alle forze dell'ordine, ai tanti che quotidianamente combattono e contrastano questa diffusione del virus, ma io mi riferisco anche ai tanti lavoratori che per mandare avanti quelli che sono i servizi essenziali sono costretti comunque, pur mantenendo le distanze di sicurezza, ad avere dei rapporti interpersonali. Sì. Allora stringiamoci attorno a queste persone che sono costrette a continuare a prestare il loro servizio, perché altrimenti la baracca sprofonderebbe completamente. Quindi invece di pensare di fare audio e di dire sciocchezze, pensiamo un attimino ad avere riconoscenza per chi sta facendo in modo che un giorno, speriamo prestissimo, si possa, come spesso dico, intravedere nuovamente la luce. E io invito tramite la nostra emittente a tutte queste persone, a chiunque, di non fare messaggi che non sono veritieri, e ognuno deve fare il proprio mestiere, il dottore deve fare il dottore, il giornalista deve fare il giornalista, il sindaco fa il sindaco, ognuno rispetta la propria, diciamo, il proprio lavoro, così non si creano false informazioni. E vi prego, le fonti più attendibili, noi da questo canale ogni mattina sentiamo il sindaco che ci dice la verità, com'è la situazione della Mezza Terme, perciò non c'è bisogno durante la giornata di questi fake news che portano allarme e offendendo le professionalità delle persone che lavorano tutti i giorni. Ma non c'è dubbio, io da questo punto di vista dico, io ogni mattina per il tramite della vostra televisione cerco di rappresentare a 360 gradi qual è la situazione un po' del territorio, ogni sera più o meno in contemporanea alla diffusione di quelli che sono i dati regionali e nazionali. Io faccio anche un brevissimo riepilogo di quella che è la situazione di Lamezia e anche dell'intero comprensorio lametino. Gli unici dati che possono essere ritenuti oggettivamente veri sono i dati che vengono emanati da quelle che sono le autorità che nel settore hanno la competenza di fornire determinati dati.
Sindaco, io la ringrazio. Adesso vado in pubblicità e subito dopo la pubblicità andrà in onda la telefonata che abbiamo registrato ieri domenica al dottore Muraca, perché oggi era impegnato. Andiamo in pubblicità. Grazie al sindaco Paolo Mascaro. Domani. Grazie, buona giornata, buon inizio settimana. Pubblicità, ci vediamo fra due minuti per l'intervista fatta ieri al dottore Muraca. Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Macelleria Il Gusto Tradizionale di Torcasio Pasquale. Carri di produzione propria e locale. Prodotti tipici, frutta e verdura biologica e di produzione. Specialità pronte. Macelleria Il Gusto Tradizionale fa anche consegne a domicilio. Ci trovi in via degli Italy, a Lamezia Terme, telefono 0968 46 12 89 oppure 320 44 85 828. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. E adesso abbiamo in linea il dottor Francesco Muraca. Innanzitutto buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Come va, come sta innanzitutto? Ma al momento tutto bene, grazie. Dottore, lei sia l'infermiera, avevate tutte le coperture per quanto riguarda quando fate le visite, logicamente, le mascherine, gli occhiali? Sicuramente, meno male, perché noi abbiamo utilizzato ciò che la nostra azienda ci ha dato, e quindi avevamo gli occhiali, avevamo la mascherina e avevamo i guanti. Inoltre tutti i pazienti che entrano nel nostro ambulatorio, nel momento in cui successivamente lo lasciano, viene fatta, diciamo così, da parte dell'operatore addetto una breve sanificazione del posto dove il soggetto si è sottoposto a visita. Dottore, come si ci sente? Lei che è un professionista serio, affermato, lo conoscono un po' in tutta Italia, che è in prima linea insieme al suo personale. Come si ci sente quando un ignorante del genere fa una cosa del genere, gira un audio così pesante, così brutto, coinvolgendo la sua famiglia, tra parentesi? Non ci sono parole per descriverlo. Io quello che penso è che in città come Bergamo, Brescia, Milano, non penso che ci siano persone che abbiano fatto una tale cosa, cioè nei confronti degli operatori sanitari in tutta Italia. In questo momento c'è una profonda vicinanza da parte di tutti, una massima solidarietà, e qui da noi invece troviamo queste persone ignoranti, ripeto, sciacalli, che vanno a colpire proprio moralmente la persona che sta rischiando la propria vita per gli altri. Ecco perché dicevo prima che in questo momento è necessario che la città abbia un sussulto di dignità, si deve indignare, perché altrimenti la nostra comunità non andrà avanti. Sono state queste anche i miei pensieri, le mie riflessioni che ho fatto sia con Sua Eccellenza il Vescovo che con il Sindaco, che logicamente sono stati d'accordo con quanto detto.
Dottore, io la ringrazio per questa testimonianza, in bocca al lupo a lei e alla sua famiglia, e mi auguro che ritorni presto in reparto, perché diciamo il suo operato insieme ai suoi colleghi, logicamente insieme al personale dell'oculistica, è un reparto d'eccellenza nazionale, e questo ci fa molto piacere che lei rientri sul posto di lavoro per garantire diciamo la tranquillità ai suoi pazienti e quelli che vengono magari da pronto soccorso. Ok, vi ringrazio del pensiero, speriamo tutto bene, voglio lanciare ancora una volta un messaggio ai cittadini: in questo momento è importante restare a casa, se non ci sono grosse patologie, grosse problematiche di salute o altre problematiche tali che necessitano di uscire, è importante in questo momento, proprio dal punto di vista scientifico epidemiologico, restare a casa, perché altrimenti ci potremmo trovare in situazioni gravi come quelle che si sono verificate nel nord di questo nostro paese, che però non abbiamo la capacità di gestire proprio per le carenze sanitarie che si sono determinate nel corso del tempo nella nostra regione. Quindi a tutti i cittadini voglio dire, restiamo tutti a casa fino a quando è possibile, fino a quando le autorità competenti ci dicono di farlo, non facciamo fesserie. E grazie a tutti. Bene, dottore, io la ringrazio di nuovo, grazie per questo contributo telefonico. Adesso abbiamo con noi il nostro direttore Tonino Amatruda. Buongiorno Tonino. Buongiorno Giovanni. Allora, innanzitutto come tutti i nostri telespettatori, ovviamente. Torino, sabato e domenica in casa, ci sono uscite queste. Sabato e domenica in casa? Sì. Quando la polizia. Cioè, praticamente ormai i giorni non si contano più. Esatto. Io sono fuori, per la verità, in questo momento. Sono fuori. Devo fare alcune incombenze che mi vengono, ovviamente, sono incombenze, vorrei dire. Che sono previste, quindi non è che sono fuori per la passeggiata. Sto vedendo, per la verità, un sacco di macchine. Io allora, Tonino, io ho parlato prima, la prima telefonata è stata col sindaco, abbiamo parlato di questo decreto dei 400 milioni di euro che verranno distribuiti ai comuni di tutta la nazione, e il sindaco ci ha spiegato come funziona. Io voglio una tua opinione su questi 400 milioni di euro che andranno alle persone bisognose. Il governo non ha fatto nulla, cioè tutti quanti vanno, sono tutti in brodo di giugio, come sono. Il governo non ha fatto nulla, il governo ha anticipato i soldi che avrebbe dovuto dare nel mese di maggio a tutti i comuni, è previsto dalla norma. Ma tu parli dei 3 milioni di euro, Tonino, perché... Io sto parlando dei... il 400 milioni è un altro discorso. E io ti parlo dei 400 milioni, Tonino. Che... I 400 milioni, Giova, intanto è una buona, che vuoi, tutto quello che in questo momento viene dato a chi soffre, a chi ha dei problemi, non ci sono dubbi che va bene, al comune di Lamezia Terme, considerando, perché non dobbiamo fare come uno sciocco parlamentare, senatore, ha detto 400 milioni diviso 60 milioni, no, e diamo cellere l'uno. Ma non è così, praticamente non è così. Una vergogna, guarda, piano cadere di razza, e questi ci rappresentano. La Messia dovrebbe avere, teoricamente, perché ho letto un post di una persona seria che si diletta in queste cose, intorno a 600.000 euro. Sì, sì, esatto, questo ha detto il sindaco. Sì. E quindi 630.000 euro, e quindi ha la possibilità. Io spero che non li diano anche a chi ha avuto il reddito di cittadinanza. No, non si può dare. Non ne usciamo più. È stato chiaro il sindaco a dire chi ha avuto credito di cittadinanza, chi ha il credito di cittadinanza, chi ha altre entrate da parte dello Stato e del Comune, o i pensionati che hanno già una pensione, chi ha una pensione non perceverà questo bonus, diciamo. Vabbè, è chiaro. Giova,
è chiaro, avranno questa, diciamo, questo buono spesa, esatto, o questi soldi, diciamo, coloro i quali sono indigenti, coloro i quali non hanno nulla, e mi sembra giusto, non è che... Perciò, quindi anche alla Lamezia mi auguro che facciano le cose seriamente, perché questo... Stavo parlando con un comune amico prima, questo è un comune che non merita nulla, è un comune di ingrati, tutto quello che si fa al loro vantaggio, no, nel loro interesse, no, questi qua pretendono, e poi sono degli ingrati, questo, ecco perché, ecco, la città ha dei pregi, ma ha tantissimi difetti tra i suoi cittadini, guarda, anche la vicenda delle nostre mascherine è una rappresentazione plastica del loro modo di comportarsi, quindi lasciamo perdere. Tonino, poi abbiamo parlato, dopo questo fatto che ha parlato il sindaco di questi 400 milioni, che è stato molto chiaro, ha spiegato per bene come funzionerà, c'è stato tra sabato e domenica questa fake news che è uscita sul dottore Muraca, noi l'abbiamo sentito prima della tua telefonata, per la verità l'abbiamo registrato domenica la telefonata del dottore Muraca, e ha spiegato per filo e per segno come sono andate le cose, ma al di là del fatto della fake news, dell'esagerazione che hanno messo su quell'audio che è girato in lungo e in largo, è veramente vergognoso. Poi fare il nome di un dottore, del figlio, insomma, veramente una cosa vergognosa. Infatti lui ha spiegato bene, si è mosso già con la polizia. Come? Che ti ho detto prima, questo è un paese che non merita nulla, è un paese dove la cattiveria è lo sport che viene più praticato, la cattiveria, perché la gente non si rende conto dei danni che arreca sotto ogni qualsivoglia profilo alle persone, a questa là, ritenendo di aver detto una cosa intelligente. Invece chi è stato autore, non di questa fake news, chi è stato autore di questo tragico teatrino, no, voglio dire, è incommentabile, non so quale aggettivo utilizzare. Comunque Francesco Muraca, professionista serio, integerrimo, valido, eccetera, sicuramente avrà fatto tutti i passi. Sì, già l'ha detto, tutelarsi, quindi problema non c'è, questo pagherà pesante. Tonino, perché ma... con la polizia postale non si scherza, con i social non si scherza, vengono immediatamente individuati, questo lo vorrei dire coram populo a tutti quanti, non fate i pestacchiotti, perché venite immediatamente individuati. Tonino, secondo me chi fa le fake news, perché io vi informo sempre, io ve lo dico sempre, le notizie più ufficiali li danno i giornali, li danno le testate giornalistiche, bisogna affidarsi a chi è preposto a dare informazioni corrette e serie, specialmente in questo momento. Il fatto di queste fake news, Tonino, ci vorrebbero delle leggi pesanti proprio su questo modo di agire in audio, Facebook, tutti Instagram. Ci sono le leggi in Italia, non siamo secondi a nessuno, le leggi ci sono. Intanto chi su qua è il comportamento diffamatorio, mocio proprio, palese, eccetera, e quindi verrà perseguito come le norme prevedono. Giova, per quanto riguarda le fake news, purtroppo deve essere un discorso che deve partire dall'amministrazione di Facebook, perché loro quando vogliono intervengono pesantemente, parliamoci chiaro, quando vogliono. Questo caso è stata divulgata, questo audio è stato divulgato via WhatsApp, insomma, perciò a quanto ho capito si risale facilmente a chi ha fatto circolare questo video. Ma questa non è una fake news, io non la considero tale, questa è una vigliaccata, non ha nulla a che vedere con le fake news, che magari alcune volte ti fanno anche sorridere, tanto sono proprio palesemente, no, false. Questa è proprio una vigliaccata,
nei confronti di un professionista che non merita questi comportamenti. Tutto qua. Ma la gente non si rende conto. Non si rende conto di quello che ha detto, di quello che ha fatto. Cioè sono cattivi, o che si caso non ci sono più a capo. Perché sono di una gravità inaudita queste cose. Qua stiamo parlando di un tore. Esatto. Stiamo parlando di contagio. Insomma, che su pazzi. Siamo in un momento così di emergenza, così serio, che la gente sta morendo, la gente muore, i numeri sono impressionanti, chi si cogliuriano, ma beati loro contenenti che cazzuari, Giovanni. Tonino, io ti ringrazio per questa telefonata mattutina. Adesso abbiamo parlato di problemi molto seri, adesso parleremo anche di altri problemi per far diventare più leggera la rassegna stampa. Fra poco, da qui a poco, mi collegherò con una ormai dottoressa laureata, per quanto riguarda una ragazza della Mesia che si è laureata proprio sabato, diciamo, e ci ha mandato l'immagine via internet, diciamo, ecco, via... Chi è questa neodottoressa? Allora, la dottoressa si chiama Elisa Torcasio, si è laureata con 110 lode per l'Università di Bologna, si è laureata da casa mentre, diciamo, osserva questa fase di quarantena che stiamo facendo tutti. Perciò un doppio merito a questa ragazza della Mesia che ci ha mandato l'immagine, ci ha mandato le foto come è funzionato questo nuovo sistema di laurearsi. Sì, perché purtroppo anche se sta facendo danni sta cosa, perché lascia perdere i tutorial a livello universitario è diverso, però ai livelli di scuola elementare, scuole medie, scuole diciamo superiori, purtroppo stanno succedendo un sacco di casini, perché tanti ragazzi non hanno la possibilità economica di un computer, le famiglie, per avere un computer, qualcosa eccetera. Quindi quest'anno, io lo sto ripetendo da 3 mesi, non da 3 giorni, quest'anno se ne farà a croce un governo, a Zolina là, un ministro, non ci passano oltre, vanno tutti promossi e non si passa anno ad anno, perché se no si creano delle disparità paurose. Tonino, però c'è anche la lamentela degli insegnanti. Per esempio, questa mattina è uscito sul quotidiano del Sud di un articolo di Antonella Mangiardo che parla, diciamo, la rappresentante sindacale Unitalia, la professoressa Maria Antonietta De Fazio, che dice: stipendi adeguati per chi insegna, gli effetti del bonus merito e il dibattito sul fenomeno del burnout per i docenti. È quello che io non ho i giornali sotto mano, ma è quello che dico io, si creano disparità, Giovanni, perché ci sono delle scuole organizzatissime in Alta Italia, molto organizzate, no, e qua nel meridione abbiamo problemi seri, e quindi bisogna prendere dei provvedimenti, bisogna chiudere quest'anno, bisogna metterci una croce, No, ma io parlavo degli stipendi adeguati per chi insegna, Tony, in questo senso. Ma lasciamo perdere, questa è un'altra storia, Giovanni. Quelle dei nostri insegnanti, che a livello europeo sono quelli che percepiscono di meno, è una vecchia storia che si trascina da 50 anni, quindi che devo aggiungere? Va bene, Tonino, io ti ringrazio per la telefonata puntuale tutte le mattine. Ci sentiamo domani, Tonino. Sì, caro mio, sì, buon lavoro. Buon lavoro, ciao Tonino. Allora, era Tonino Maturi, il nostro direttore della nostra testata, che insomma abbiamo parlato un pochettino di quello che già avevamo parlato sia col sindaco che con, diciamo, il dottore Muraga. Adesso parliamo di positività. C'è chi continua a lavorare, l'abbiamo detto, in prima linea ci sono i medici, insomma c'è molte persone che lavorano, però ci sono anche gli studenti che continuano a studiare, ragazzi volenterosi che vogliono andare avanti, e col nuovo sistema che insomma adesso si usa per parole poi via internet, anche c'è chi si laurea, ed è successo alla Lamezia Terme. Noi abbiamo saputo di una nuova neodottoressa
Elisa Torcasio, laureata con 110 lode per quanto riguarda l'Università di Bologna, però ha dato la sua laurea, si è laureata tramite internet sabato o venerdì. Comunque l'abbiamo in linea per vedere com'è andato, tutte quelle cose che per noi sono nuove, laurearsi, diciamo, tramite un computer. Ecco, innanzitutto buongiorno e tanti auguri, dottoressa Torcasio. Buongiorno, grazie. Allora, iniziamo da capo. Lei studia presso l'Università di Bologna, studiava? Sì, esatto. Allora, lei quando è rientrata innanzitutto? Un po' di settimane fa. Diciamo prima di tutto questo ambaradam, diciamo, per quanto riguarda il coronavirus. Allora, però lei doveva dare la laurea in questo periodo, no? Che purtroppo si sa che le università sono chiuse, però gli hanno dato la possibilità di laurearsi da casa. Innanzitutto questa nuova esperienza come è andata? Ricordiamo che lei è laureata in veterinaria, giusto? Sì, esatto. Allora, ci spieghi com'è andata tutta la fase, diciamo, quando si è laureata? Parliamo di venerdì o sabato, giusto? Venerdì. Com'è andata? Si è svolto su questa nuova piattaforma di Microsoft che stanno utilizzando in questo periodo le università per svolgere praticamente tutte le attività, quindi dalle lezioni ai tirocini e quindi anche alle lauree. Poi l'Università di Bologna è stata una delle prime che ha iniziato a fare le lauree online e quindi già dagli inizi, quando c'era questa situazione anche seppur più leggera rispetto ad oggi, ci avevano detto che probabilmente si sarebbe svolta così, e giusto per evitare gli assembramenti che ci sono durante una giornata di laurea. E quindi niente, ci si collega tutti a questa piattaforma, a tutta la commissione con tutte le persone che si devono laureare e eventuali persone ospite, ci hanno la possibilità di invitare degli ospiti anche su quella piattaforma in un massimo di 3 persone e poi si svolge come sostanzialmente una seduta di laurea normale, soltanto che c'è un computer di mezzo. Ho capito, ma io voglio parlare di emozione, perché noi sappiamo che la fase della laurea è un passo importante nella vita, di tanti sacrifici per quanto riguarda la studentessa e i genitori, diciamo, no? Io quando si è laureato mio figlio era un momento magico, perché diciamo è un risultato che può raggiungere un genitore, è un premio che un genitore ha. Riceve, è un premio che riceve proprio dai figli quando un figlio si laurea. L'emozione che io voglio parlare di emozione che si provano in questo momento e che eravate nel momento, diciamo, della sua proclamazione a dottoressa in veterinaria con 110 lode. Qual è stata l'emozione che si vive e che eravate proprio davanti al computer? Beh, sicuramente c'è meno ansia, tutta quell'ansia che c'è quando uno si laurea con la classica modalità, magari non c'è perché in quel caso sei davanti a tutti, tutta la commissione che ti guarda, tutte le persone che hai invitato che stanno dietro, in questo caso sì, sei davanti a un computer, quindi magari non vedi le persone che ti guardano, eccetera. Poi qui in casa eravamo solo io con i miei genitori, mio fratello, non c'era nessun altro. Però noi stiamo mandando l'immagine, no? Stiamo mandando l'immagine perché la gente è curiosa, è bellissima questa cosa. Lei era elegantissima, anche il fratello, tutta la famiglia vestita, diciamo, proprio come un giorno di laurea. Insomma, poi sì, voi sì, avete usato proprio tutto quanto come era lo stesso che eravate a Bologna in quel momento. Sì, almeno cercavamo di attenuare un po' la situazione, perché comunque c'è la situazione, cioè, è abbastanza, come si dice, critica, e comunque anche gioire in questo periodo non è semplice, però è comunque sempre un traguardo importante, uno cerca di portarselo
sempre dietro nonostante tutto. Dottoressa, io le voglio dire una cosa, insomma, un momento emozionante che uno aspetta per tutta la vita, come un matrimonio, come una cresima, è una festa importante. Io so che l'ho vissuto in prima persona, che poi durante una festa di laurea uno vuole la vicinanza dei nonni, degli zii. Lei ha informato tutti i parenti che, diciamo, in quel momento lei si laureava e si sono collegate? Sì, abbiamo informato tutti, abbiamo fatto una diretta su un gruppo privato di Facebook in modo da far partecipare appunto i parenti e gli amici più stretti, e poi in futuro festeggeremo. Cioè. Anche perché poi in un futuro, quando si risolve la situazione, l'università ci farà proprio la proclamazione in sede, non tutta la procedura, però almeno la proclamazione, e quindi poi lì ci sarà la possibilità di festeggiare. Al di là che ancora non ha ricevuto i regali, mettiamo un po' così a ridere, i regali, quelli sono materiali, e perciò sì, mancano anche quelli che sono importanti, manca il pranzo, sì. Magari ci sarà tempo per festeggiare. Sì. Noi stiamo mandando le immagini, che mentre lei gentilmente si è prestata a questa telefonata, di questo evento, che è importante questo messaggio, perché si parla di un futuro di giovani, e voi siete i giovani che ci porteranno avanti tutta la nazione, perciò questo è un messaggio importantissimo che abbiamo lanciato questa mattina, per far capire che molti ragazzi della Mesia continuano a studiarsi, continuano a laureare, e noi l'abbiamo preso come esempio. Poi 110 lode, una giovane veterinaria che è di La Mesia, ma lei rimarrà in Calabria o andrà fuori? Cosa ha deciso? Chiedo scusa, dottoressa. Diciamo che io penso che il mio percorso di formazione ci debba ancora iniziare, quindi vedo cosa ad offrire l'università, nel senso di appunto preparazione. Continuo lo studio, mi sta dicendo? No, continuare lo studio no, proprio pratica. Ecco, diciamo. Parliamo della subito pratica. Subito sulla pratica. Esatto. E quindi già in clinica, visto che loro offrono questi periodi di formazione post laurea. E quindi vediamo quello cosa può offrire, e poi in futuro si vedrà. Dottoressa, lei è un veterinario ormai, possiamo dire, insomma, lei, io so che lei è un amante degli animali, perché chi si laurea in veterinario deve essere un amante degli animali. So che a casa ha degli animali, e è un messaggio importante, sì, che lei dovrebbe lanciare, perché in questo periodo particolare di coronavirus ci sono problemi, nel senso che tutti hanno degli animali a casa, io non ce l'ho per la verità, hanno degli animali a casa e hanno bisogno di cure adeguate. Delle volte il veterinario non si trova, anche se devo dire La Mesia sta funzionando benissimo con sì, i medici che ci sono, però si ha difficoltà a uscire, difficoltà a reperire dei medicinali. Mi faccia diciamo, come si deve comportare una persona che ha degli animali a casa, e magari come tutti gli esseri, come tutti gli animali di tutto il mondo, hanno bisogno di cure adeguate, specialmente l'animale domestico. Come bisogna comportarsi, se, a chi rivolgersi in caso se un proprio animale ha dei problemi? Beh, in realtà, come dicevo appunto, il servizio veterinario sta funzionando abbastanza bene, perché comunque riescono a gestire gli appuntamenti telefonicamente, organizzandosi di modo che appunto i proprietari non si incontrino poi personalmente tutti quanti in una stessa sala, e poi comunque per l'uscire, comunque ha un animale, è sempre una necessità, nel senso, se un animale sta male è come alla fine dover andare a fare la spesa in questo periodo. Esatto. Quindi penso che sia la stessa cosa, ecco. E poi appunto è ben gestita nell'ambulatorio stesso, non ci sarà pericolo, ecco. Dottoressa, i suoi animali se li sta curando lei? Perché so che a casa ha degli animali, lei aveva dei gatti, dei cani. Allora, devo dire che per il momento stanno benissimo, per fortuna, certo. Quindi non c'è bisogno. Io le sto rubando del tempo stamattina, le chiedo scusa nel mente, dottoressa, ma come è nata proprio la passione degli animali? Come nasce la passione per poi seguire medicina veterinaria? Nel mio caso da mia madre,
perché anche lei ha questa passione, infatti ha avuto sempre degli animali in casa e quindi io fin da piccolina sono cresciuta con animali, cani, gatti e fin da piccolina dicevo mamma voglio fare la veterinaria. Perciò è una fissazione da bambina, diciamo. Sì, non ho diciamo mai avuto altre idee in mente se non quella. Dottoressa, noi mentre abbiamo fatto questa bella chiacchierata abbiamo mandato in onda le immagini della sua proclamazione, insomma, penso di aver fatto un buon servizio, ma questo serve per per i giovani futuri, come l'impegno, ecco, che dobbiamo mettere in tutte le cose. Lei ha dimostrato in questo momento l'impegno di una giovane studentessa laureata proprio venerdì, perciò messaggio importantissimo per quanto riguarda i giovani. Una domanda più leggera gliela devo fare però, ma dopo la proclamazione avete fatto un buon pranzo, lei, suo padre, sua madre, diciamo, e suo fratello? Abbiamo festeggiato con lo spumante, i dolci, siamo stati un po' insieme in casa, sì. Bene, Abbiamo festeggiato tra di noi. va bene, non mancherà occasione di festeggiarlo con i nonni, che so che io li conosco, so che diciamo, erano soddisfatti, entusiasti di questa laurea, ed è giusto che sia così. Abbiamo portato un momento di felicità all'interno di una casa, diciamo. E con questo Sì. messaggio che abbiamo mandato con lei, penso che in tante case in questo momento gioiscono della sua laurea, perché abbiamo preso lei come esempio, ma è un messaggio a tutti quanti di felicità, in questo momento Sì. particolare. Grazie, dottoressa. Buon Niente, grazie a lei. lavoro, in bocca al lupo, Grazie, viva il e ci lupo. inviti quando faccio il pranzo, ci inviti, che noi veniamo. Stiamo scherzando, arrivederci, mi saluta tutta la sua famiglia, dottoressa. Certo, grazie, buona Arrivederci, giornata, dottoressa, buona arrivederci. giornata. Ed era la dottoressa Elisa Torcasio, laureata con 110 e lode all'Università di Bologna, però via internet. Cioè, queste telefonate ci fanno piacere, anche per sdrammatizzare un po' su questo momento molto particolare che stiamo passando. Però adesso io volevo continuare ancora con un'altra telefonata particolare. Questo signore, Elio Basamente, è un signore che sta facendo il giro d'Italia a piedi. Nel momento che è stato emanato il decreto di stare a casa, lui è costretto a stare chiuso in una casa o in un B&B qua a Lamezia. E lui è in giro per l'Italia a piedi, sta facendo un giro d'Italia a piedi. Era arrivato a Lamezia e nel momento che era arrivato a Lamezia, che doveva essere ricevuto dal sindaco, diciamo, è successo il fatto del decreto di non uscire da casa. Vediamo se ci risponde, dovrebbe risponderci. Pronto, buongiorno. Buongiorno Elio. Buongiorno. Allora, Buongiorno. ci racconti la tua storia, adesso sei a Lamezia. Sì, adesso diciamo che dall'8 di marzo sono fermo qua a Lamezia Nicastro in pratica come fermo perché con la scusa di questo virus non ho potuto più continuare il mio viaggio. Tu stai facendo il giro d'Italia a piedi. Quando sei partito e da dove? In pratica io sono partito il 25 aprile da Trieste come giorno di partenza. E 2019. 2019, esatto, sì. Attraversando un po' tutte le Alpi, attraversando le regioni italiane in pratica fino qua ad arrivare in Calabria in questi giorni in pratica. E sto cercando di visitare questi bellissimi posti che abbiamo qua in Italia. In questo momento è impossibile, sei chiuso in casa, diciamo in un B&B, in un appartamento qui a Lamezia. Sì, diciamo che sono qui in una stanza qua che mi hanno, diciamo che ho potuto trovare perché non c'era neanche la possibilità di fermarsi, di qualcuno mi alloggiasse. Ho trovato qua a Nicastro una camera che è una camera in affitto che si chiama Sogni d'Oro in pratica. Perfetto, insomma in questo momento il tuo giro per l'Italia è a piedi, cioè praticamente sei a piedi perché lo fai a piedi. No, io la domanda che ti volevo fare, ma quanti chilometri al giorno fai, insomma, o facevi finché non si sblocca adesso la situazione? Diciamo che è una media che va dai 18 km ai 25-26 km, no, perché è una media un po' che ho fatto
per raggiungere varie tappe, no? Per raggiungere vari posti un po' sconfinati dalle grandi città, perché io in pratica faccio solo posti piccoli e borghi più che altro, che sono un po' lontani dalle città. E diciamo che fino adesso ho fatto circa 5.600 km più o meno come percorso, che in 11 mesi diciamo che è una media normale di 20-25 km al giorno, insomma, come chilometri. No, io ti voglio fare una domanda che tutti si fanno, ma scusa, tu lavori o sei in pensione? No, io fortunatamente sono in pensione dall'anno scorso in pratica, che però ecco, il viaggio l'avevo già programmato dal 2016, dopo per varie cose non sono riuscito a partire, però il viaggio era già pronto, si può dire quasi dal 2016 come viaggio. Ma hai una famiglia o vivi da solo? No, io diciamo che vivo da solo, sono divorziato da 25 anni più o meno. Ho un figlio che ha 46 anni. Scusa, quanti anni hai? Quanti anni hai, scusa? Io ho 67 anni in pratica. Ah, complimenti, complimenti. E in questo momento la famiglia ti manca, diciamo, il figlio, proprio al di là del telefono, che uno ti sentirai tutti i giorni per telefono con la tua famiglia. Sì, con mio figlio diciamo ci sentiamo tutti i giorni per telefono, e quella è già una bella gioia, no? Esatto. E diciamo che dopo, sai, vivere da solo mi sono un po' abituato, perché sono tanti anni ormai che vivo da solo, allora diciamo mi sono un po' abituato. Ma ti devo dire che facendo il giro dell'Italia qua non è che mi pesi molto, anzi mi dà, sono felicissimo di farlo, ma non mi fa mancare niente in pratica, e anche non sento la nostalgia proprio. Come è organizzata la tua giornata alla Mesia, a Nicastro, in questo momento, diciamo? Uno che è abituato all'aria aperta, a passeggiare, a camminare tutti i giorni. Diciamo che per adesso per me è molto dura, no? Perché oltretutto qua a Nicastro, che io dovevo arrivare appunto, e sono arrivato, perché qua c'è un piccolo borgo antico, vecchio qua a Nicastro, no? Che dovevo visitare, che invece non ho potuto visitare. Però la mia giornata in pratica oggi, come oggi, è molto complicata, perché stare fermo per me è un sacrificio. Cioè, come ti alleni? Ti alleni in casa? Come funziona? Diciamo che vivo in casa e vado a farmi la spesa una volta alla settimana. Diciamo che il problema che ho io è un po' un problema di sussistenza, cioè nel senso che dove sono qua attualmente mi costa parecchio come alloggio, no? Certo. E con la mia pensione, non è che abbia una pensione enorme che mi possa permettere tante volte andare sul mercato, pertanto diciamo che quando vado mi prendo un po' di pasta, un po' di frutta, ma di più non posso permettermi. E diciamo, tu sei arrivato poi a Lamezia, diciamo, dovevi incontrare le autorità, il sindaco, perché tu ovunque vai poi ti riceve il sindaco quando arriva a piedi in una città, in un paese. Sì, sì, no, difatti dovevo incontrarmi col sindaco, perché tramite l'assessore Giorgio Gargano. Sì, 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 conosciamo benissimo. Avevamo già programmato che io arrivavo la domenica, e il lunedì avevamo programmato l'incontro col sindaco e poi con altre associazioni che sono alla Lamezia Terme, invece con questo è saltato tutto. Io speravo almeno prima di partire da qua di riuscire ad andare a salutare il sindaco e tutta la giunta comunale, naturalmente, e altre associazioni. Adesso diciamo che la partenza è ancora rimandata, non si sa quando potrai ripartire dalla Lamezia. No, io diciamo che adesso ho parlato insieme con i signori qua dove abito, dove sono, e gli ho detto che resto fino al 18 di aprile, perché da quello che ho sentito sembrerebbe che il 18 si potesse partire, però sai, come sai meglio te, certo. È tutto molto molto complicato, certo. Sapere le date di partenza, quello sì. Perciò insomma questa permanenza forzata alla Mesia... Ti segnerà come esperienza nella vita, tu che sei un avventuroso, diciamo. Beh, mi segna parecchio, perché ecco, era una cosa che non era minimamente programmata, questa, nel mio viaggio, proprio perché il mio viaggio doveva finire a febbraio 2021 a Udine in pratica, no?
Invece a questo punto penso che ritarderò un paio di mesi, diciamo, come, perché adesso devo scendere verso Reggio Calabria e poi imbarcarmi per la Sicilia e verso settembre a ritornare in Calabria e fare la Calabria la parte ionica in pratica. Sì, adesso stai facendo il terreno, poi gira dall'altra parte, fai tutta la zona, diciamo, della parte orientale dell'Italia, giusto? Esatto, si fa tutta quella zona, la parte orientale, si fa la Basilicata, la Puglia e le altre regioni, insomma, come regioni. Elio, diciamo, dimmi. No, dimmi tu. No, dimmi. No, ti volevo dire, innanzitutto ti ringrazio, ti chiedo scusa se ti ho disturbato per questa telefonata, questa chiacchierata che ci siamo fatti, ecco, era giusto per... Mi sta bene perché, sai cosa, io ero abituato nel mio viaggio, no, che tutti i giorni ero assieme a sempre qualcuno dove arrivavo, no, nei miei arrivi, e adesso trovarmi, non parlare con nessuno, perché io qua in pratica non conosco nessuno, no, e pertanto... esco, sì, vado a fare questa spesa, però dopo alla fine mi rinchiudo qua e basta, insomma. Però ecco, un conto è scrivere e mettere a posto delle cose che ho da sistemare, un conto, sai, che a me piace parlare con la gente, perché a me piace sentire la gente di ogni regione che vado, no? Perché dalla gente comune senti realmente com'è la situazione. Bene, io ti ringrazio, noi siamo a tua disposizione, il mio cellulare ce l'hai, se hai bisogno puoi chiamare a me, insomma, in redazione, e saremo a tua disposizione per quello che hai bisogno, diciamo, perché sei una persona da sola che è arrivata alla mezza, adesso è chiuso in un piccolo appartamento per aspettare nuovi sviluppi per quanto riguarda questo problema che ci sta preoccupando a tutti. Interessante che tu stai bene e che, insomma, mi auguro che da qui a poco, un mese, quanto sarà, prosegui il tuo viaggio a piedi per l'Italia. Va bene. Sei d'accordo, volevo solo chiederti una cosa. Dimmi. Siccome che io sono un alpino... Sì. E allora volevo salutare al limite tutti i miei amici alpini che ho conosciuto in Italia fino adesso, e in particolare la Croce Rossa e gli scout. Bene, perfetto, perciò insomma lo vedranno sicuramente, perché noi ti gireremo il link di questa intervista, se c'è la televisione a casa lo puoi guardare sul 628 del Digitale Terrestre oggi pomeriggio alle 14:15. Sul 628 ST Television, sì, vedrai questa chiacchierata che abbiamo fatto con te, poi tu ti manderò il link che potrai fare girare a tutti i tuoi amici in tutta Italia. Va bene, ciao. Grazie. Ciao Elio, ci sentiamo. Ciao Giovanni, grazie, in bocca al lupo, ciao. Ciao. Ed era la telefonata con Elio Basamento, un signore di 67 anni che avete sentito, sta facendo il giro d'Italia a piedi, adesso è bloccato a Lamezia, diciamo, e sta vivendo questa quarantena, diciamo, in un appartamento, diciamo, prima che riparti per il suo giro d'Italia. Bene, a questo punto noi abbiamo finito per oggi, ci sentiamo domani con la consueta rassegna stampa. Adesso ci sarà la canzoncina di Albino, perché Albino ci sta mandando le sue canzoncine, diciamo, da casa, e noi vi proponiamo tutti i giorni. Ci sentiamo domani puntualmente con la nostra rassegna stampa. Vi raccomando, non uscite da casa, ce la faremo, ci vediamo domani mattino qui dalla redazione di ST Television con Giovanni De Grazia. Ciao a tutti, buona giornata.